Presidente! Bravo, 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 bravo. Ecco qui, siamo all'interno della prima sala che è dedicata al tema della cultura Yoruba, nella quale noi vediamo una porta che è tipicamente un riferimento alla dimensione antropometrica dell'architettura, differenti che si riconoscono proprio nelle loro differenze. Nella parte qui sinistra, questi sono quanti appartengono alla collezione della NASA, che una certa organizzazione, ma sarà esattamente il mio. Di catari frangenti, che però nei pattern ripropongono proprio le decorazioni di Palazzo Ducale, ripropongono la Cadoro, ripropongono le architetture veneziane. Se guardiamo i nomi scritti sui cartellini di questi operai del cantiere, sono nomi che vanno da una scrittura in arabo, in cirillico, in scrittura indiana e alla fine in ideogrammi cinesi, quindi intenibili. Qui invece si immagina un grande giardino controllato, non solo a coinvolgere tutte le migliori energie che abbiamo nel curarci di questo giardino, insieme ad altre specie che sono grandissimi architetti, in questo caso le api, attraverso la pelle, nei nostri polmoni, nei nostri occhi, nel nostro intestino, noi non potremmo digerire, vivere, avere una famiglia, un lavoratore, che cosa vuol dire riposarsi, cosa vuol dire lavorare. Questa seconda sarà superata su quali tasse, quali industrie. Questo è un progetto di uno studio basato a Londra, gli architetti sono italiani, si chiamano Ecologic Studio, e questa è l'immaginazione di una casa altesi, proteine e sostanze nutritive. La loro idea è che potremmo arrivare a progettare solo il signore del mondo, l'uomo, ma siedono tante specie, perché è pensata per essere una tavola dopo la fine del nostro mondo, dopo la fine di un mondo in cui l'uomo domina o presume di poter dominare la terra. Lana, pezzi di vinile, catari frangenti, parti di automobili, quindi è un mondo che si reinventa e ridigerisce tutti i detriti molto lentamente che noi abbiamo creato. In questa architettura noi vediamo un esempio di generosità. Qui siamo in Perù, questa architettura modulare è stata realizzata utilizzando delle piante che si usano per riforestare parti deforestate dell'Amazzonia peruviana. Sulla destinazione d'uso di Tempelhof, questo gigantesco aeroporto in centro a Berlino ormai dismesso, per occupare questi spazi e realizzare una sorta di università fluttuante, la degli spazi per ricerca, ricreazione, riposo, interazione, socializzazione. Questo è un progetto che partirà nel 2026, quindi un programma anche architetture vernacolari, e ha questa forma che vuole essere insieme esteticamente appagante, creare, essere umbrifera e anche, diciamo, incentivare. Suo futuro. Per esempio in questa installazione vediamo una scultura realizzata con delle microplastiche recuperate dal mare, dagli oceani e utilizzata con una stampante seriale che produce una sintesi tra la forma di una roccia e una forma architettonica in senso più stretto. Cultura alcune parti di questo borgo, di questa piccola cittadina. Quindi l'architettura non fornisce le soluzioni, l'artista dell'arte povera italiana, ma si trova alle Gaggiandre, è quasi una metafora di Venezia, architettonicamente parlando, perché Venezia è
come una grande pietra sorretta da una grande foresta. Come sa, Venezia è costruita su questi parchi. È meraviglioso, era molto bello. E poi alle Gaggiandre, che è uno degli spazi più belli sicuramente di Venezia. Sì.